avere 20 anni e non scappare da Napoli si può? Si può, qua è tutto più difficile ma anche tutto più entusiasmante, una città che ha cambiato narrazione in questi anni, fondandola sul capitale umano e quindi molto sui giovani, che sta creando le condizioni per investire con le mani pulite, con imprenditori che non sono più imprenditori, sui beni comuni e utilizzando tutti i fondi pubblici, quelli europei, a disposizione. La grande sfida è quella dei servizi per essere finalmente capitale europea dopo averlo dimostrato di esserlo nella rinascita, nella cultura, nel turismo, nei beni comuni e nei giovani. Io penso che questa è una città che sta rinascendo, non stiamo in una fase di eutanasia. Quindi lei che cosa direbbe a un ragazzo di 20 anni che sta a Napoli, che si è laureato, che comunque voglio dire è in cerca di occupazione e vorrebbe andare via? Ma è difficile perché siamo stati tutti giovani e in quei tempi quando sei ragazzo non hai voglia e tempo di aspettare. Ma quelli che vogliono rimanere qua, lottare insieme a noi, lo stanno facendo per costruire una città molto diversa da quella che abbiamo conosciuto per tanti anni, più solidale, con più umanità, con più lavoro, con più diritti, con più moralità e con più gioia di vivere. Questo è un modello politico, i giovani devono anche aiutarci a fare politica, questo è un altro tema, oltre a creare un'alternativa economica, sociale e culturale. Io credo che oggi ci sono le condizioni per restare e vorrei aggiungere un dato di cui poco si parla, stanno ritornando a vivere a Napoli, questo è un dato che nella nostra città non si era mai verificato, cioè persone andate via che ritornano non perché gli è andata male dove sono andati, ma perché trovano più conveniente venire a Napoli. Per tutti quei ragazzi che vogliono invece imparare arti, mestieri, che non hanno avuto la fortuna di potersi laureare o perché non vogliono laurearsi, ecco, secondo te Napoli è sempre una città accogliente che può dare una speranza, oppure il ragionamento fatto anche qui in questa sede può apparire un pochettino rivolto solo a un pezzo più d'élite della gioventù napoletana? No, ma io infatti ho portato un dato statistico di cui poco si discute, che tra il 70 e l'80% dei ragazzi, appunto non parliamo dell'elite dei laureati, ma ragazzi bravi e volenterosi, qui va tutto il mio compiacimento, che si diplomano negli studi alberghieri, stanno trovando lavoro. Questa città si stanno tramandando arti e mestieri. Guardate un po', giratevi attorno e guardate quanti giovani fanno le guide turistiche, le guide culturali, lavorano nell'indotto dell'artigianato e del commercio, della piccola impresa. Questo è un tema che è un po' nascosto secondo me nelle statistiche di cui si parla. Io vedo un racconto assai positivo della città che non viene tanto fatto dai napoletani, perché noi giustamente in questo momento abbiamo momenti di sofferenza grave che sottolinea, ma chi viene da fuori? Cioè chi viene da fuori racconta una città in grande ripresa, con grande creatività, con tantissimi talenti, con una rinascita culturale e turistica, con sicurezza addirittura, vuol dire che forse noi dobbiamo anche imparare a tutti quanti insieme lavorare non per vedere chi devi pugnalare nella giornata in cui ti alzi, ma come costruire tutti insieme una comunità di benessere in cui scegliere di rimanere nella nostra città. Io vi lancio una sfida, visto che si parla tanto di mezzogiorno e ho sentito parlare di eutanasia demografica, di morte, di declino, cioè voglio dire, io lancio una sfida di cui mi assumo la responsabilità. Nei prossimi anni, non parlo necessariamente una data, un anno, due anni, tre anni, nei prossimi anni Napoli sarà assolutamente protagonista del cambiamento in termini di diritti, di lavoro, di qualità della vita, di sicurezza, di umanità, di solidarietà, e sarà conveniente per il rapporto qualità condizioni di vita scegliere Napoli. Questa è una sfida che insieme potremmo vincere e che io sono convinto che Napoli vincerà. I giovani sono e saranno i protagonisti, un po' come, non so, la mia gioia, no? Dopo aver finito il sindaco, l'idea che il sindaco di Napoli possa essere un giovane, bellissimo. Io penso che i giovani anche in politica devono dare, stanno dando il loro grande contributo per cambiare questa città, ecco perché penso a un modello che quasi seguono altrimenti, tra virgolette, modelli che hanno già fallito, i modelli del liberismo, i modelli dell'industria che distrugge l'ambiente, il modello del prenditore, il modello, come dire, del mettere insieme
i poteri forti, da Napoli è venuto un messaggio diverso, che è la base, è la gente, è il popolo, è l'orizzontalità, è la liberazione di energie che ha prodotto il cambiamento, non l'oligarchia. Ma se uno volesse votare appunto questo, quello che lei dice, votare, cioè un giovane, allora un giovane però vuole votare, ma questo modello giovane, a livello domanda, nazionale, scusate, io ho 50 anni, fa? Non sono più, come fa? Lei può chiedere il voto politiche. Io a chi lo darei, ma non un giovane, il giovane andate a chiedere al giovane, non ho ancora deciso. Ma un'altra telefonata con Grasso e decidi, va, un'altra telefonata con Grasso e decidi. Sì, no. Dare a una telefonata un valore poi politico, agli incontri a cui si fanno i ragionamenti, ma questo vale per tutti, si può dare un valore politico. Anche perché in questi giorni ho fatto talmente tante telefonate che il mio voto dovrei averlo dato a Grasso, alla Boldrini, a Mattarella, a Gentiloni, alla Carfagna, a Di Maio, all'ex OPG, alla sinistra, cioè mi sento con tutti perché sono il sindaco di Napoli, se ogni telefonata è un voto ci sarebbe un imbroglio, perché io posso dare un voto e ovviamente lo dirò a chi voterò, chiaramente. No, quando l'ho incontrato, no?